Si può combattere una dittatura con un piatto di pasta? I fratelli Cervi lo hanno fatto. Ciao ragazzi e bentornati su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Avevamo già parlato di pasta in un vecchio episodio del podcast e vi lascio il link in descrizione. Ma oggi andiamo indietro nel tempo, al 1943, nelle campagne dell'Emilia-Romagna, per parlare dell'incredibile storia della famiglia Cervi. Questa famiglia, conosciuta per la sua resistenza contro il fascismo in Italia, ha combattuto con grande coraggio e forza per la libertà e la giustizia. Hanno anche fatto un piatto di pasta molto speciale, che è diventato famoso nella storia. Prima di iniziare, vi ricordo che potete supportare il podcast con una piccola donazione su Tipeee o Patreon e inoltre con questa donazione avete accesso a tutti i transcript di tutti gli episodi con le parole tradotte in inglese. Musica e cominciamo! Parte 1. La famiglia Cervi. La famiglia Cervi è famosa per la sua lotta contro il fascismo in Italia. Vivevano in campagna, vicino a Campegine, vicino a Reggio Emilia, in Emilia-Romagna. E Alcide Cervi, il padre, e sua moglie Genoveffa erano contadini che avevano una loro fattoria. Lavoravano molto e parlavano spesso di questioni sociali e politiche. Alcide, che aveva studiato molto e credeva nel socialismo, ha insegnato ai suoi 7 figli, Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore, l'importanza dei libri e della politica. Alcide era cristiano, ma anche socialista, e questo ha influenzato molto i suoi figli. La famiglia ha iniziato a lottare contro il fascismo soprattutto grazie ad Aldo, che leggeva autori come Karl Marx e Jack London, e ha iniziato a credere nei principi comunisti. Presto, la loro casa è diventata un centro di resistenza contro il fascismo, aiutando chi era contro il regime e pianificando azioni per un'Italia libera. Alcide era un leader non solo per i suoi figli, ma anche per altri che combattevano il fascismo. Diceva che bisognava lavorare non solo la terra, ma anche per l'Italia, per liberarla dal fascismo. La loro lotta li ha resi simboli della libertà e della giustizia in Italia. La storia della famiglia Cervi mostra come il coraggio e l'impegno possano fare la differenza e come da una semplice famiglia di contadini possano nascere eroi. Parte 2. La prima pasta asciutta antifascista. La pasta asciutta, o pasta, un piatto semplice e nutriente, non era ben vista dal regime fascista, per 3 motivi. Il primo, il regime voleva usare meno grano, che era l'ingrediente principale della pasta, perché era importato dall'America. E l'Italia, dopo l'invasione dell'Etiopia nel 1935, aveva subito un embargo alle importazioni. Secondo, alcuni artisti del movimento futurista, come Tommaso Marinetti, dicevano che la pasta era cattiva per lo spirito. E terzo, la pasta era considerata un prodotto influenzato dall'America, cosa che non piaceva al fascismo. Il 25 luglio 1943,
è stata una serata molto importante per la famiglia Cervi e per tutta l'Italia. In quella sera Mussolini è stato rimosso dal potere e messo in prigione. In Italia si sentiva un clima di cambiamento e speranza. Per i Cervi quella sera ha significato la fine di un periodo difficile e l'inizio di un nuovo tempo di libertà. Hanno deciso di festeggiare questo cambiamento con un gesto speciale, cucinando la pasta asciutta antifascista. La scelta di fare la pasta asciutta era molto significativa, perché nel periodo del fascismo il governo aveva messo molte limitazioni sull'uso della pasta. La consideravano un prodotto importato dall'America e non adatta ai loro piani economici, che volevano usare meno grano. Per questo la pasta è diventata un simbolo di ribellione contro il regime, un modo per mostrare disaccordo con le sue regole anche nella vita di tutti i giorni. In questo periodo, la scelta dei Cervi di cucinare e dare pasta al burro e parmigiano a tutti gli abitanti di Campegine era un modo per ribellarsi, ma anche per essere generosi e condividere con gli altri. Hanno cucinato molta pasta e l'hanno portata da Gattatico a Campegine. Durante il viaggio la pasta si è scotta, ma era più di un semplice cibo, perché rappresentava la libertà, l'unione delle persone e la speranza. La festa fatta dai Cervi, a cui hanno partecipato molti abitanti del posto, non era solo divertimento, ma anche per mostrare coraggio contro il fascismo. In quel tempo c'era anche poco cibo e molte persone non mangiavano abbastanza, quindi la pasta asciutta significava non solo cibo in abbondanza, ma anche un nuovo inizio. E questo atto dei Cervi, semplice ma molto importante, rappresentava la loro battaglia non solo contro il fascismo, ma anche contro la fame e l'ingiustizia. Era un segno di solidarietà e di speranza, un invito a pensare al futuro e a costruire un'Italia libera e onesta. Epilogo e ricetta. Dopo un primo momento di libertà, la situazione è peggiorata quando i nazisti hanno liberato Mussolini, che ha creato la Repubblica di Salò. La famiglia Cervi, che era parte della resistenza, è stata attaccata dai fascisti. C'è stata una lotta armata e la loro casa è stata bruciata. I 7 fratelli Cervi sono stati uccisi. E Alcide Cervi, il padre, che era sopravvissuto, è tornato a casa e ha trovato i suoi figli morti. La pasta asciutta antifascista, oltre ad essere un simbolo di libertà e resistenza, è anche un piatto squisito e semplice da preparare. Ecco come i fratelli Cervi e la comunità di Campegine potrebbero averla preparata. State pronti! Ingredienti necessari: pasta, meglio se spaghetti o tagliatelle, burro, parmigiano reggiano e un pizzico di sale. Cominciate con una grande pentola d'acqua salata portata a ebollizione e mentre la pasta cuoce sciogliete una generosa quantità di burro in una padella grande. Una volta cotta, scolate la pasta e trasferitela nella padella con il burro fuso e mescolate bene. Togliete la padella dal fuoco e aggiungete abbondante parmigiano reggiano grattugiato e mescolate di nuovo per far sì che il formaggio si fonda con il burro, creando una salsa semplice ma deliziosa. E la pasta è pronta. Abbiamo parlato della storia dei fratelli Cervi e del valore culturale e storico della pasta asciutta antifascista.
Questo piatto, semplice ma molto significativo, simboleggia la lotta contro il fascismo e anche l'importanza della solidarietà, della comunità e della speranza in un futuro migliore. La storia dei cervi ci ricorda quanto coraggio e sacrificio siano necessari per proteggere la libertà e la giustizia. Se vi è piaciuto l'episodio, lasciate una review positiva su Apple Podcast e vi ricordo che su Tipeee e Patreon trovate la trascrizione dell'episodio con le parole più difficili. E sempre sul sito potete finanziare e supportare il progetto con una piccola donazione. Se invece volete commentare l'episodio, potete iscrivervi alle pagine Instagram e Facebook e condividere l'episodio. Come sempre, non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. Quindi facciamo cultura insieme. A presto, ciao!